Durante la recita del credo, che facciamo tutte le domeniche e spero anche tutti i giorni, perché non dimentichiamo mai che il credo è anche una preghiera, oltre ad essere una conferma di fede, noi affermiamo credo nella comunione dei santi. Con questo, come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 947, si dice: poiché tutti i credenti formano un solo corpo, il bene degli uni è comunicato agli altri. Allo stesso modo bisogna credere che esista una comunione di beni nella Chiesa. Ma il membro più importante è Cristo, poiché è il capo. Pertanto il bene di Cristo è comunicato a tutte le membra. Ciò avviene mediante i sacramenti della Chiesa. E ancora al 948, sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica, si dice: il termine comunione dei santi ha pertanto due significati strettamente legati: comunione alle cose sante e comunione tra persone sante, cioè i santi. E con questo crediamo una grande verità. Detto questo, diciamo che ogni celebrazione eucaristica, ogni santa messa, unisce la terra al cielo. E la presenza di tutta la Chiesa si fa evidente anche se ci fosse un solo fedele che assiste la santa messa. Molti santi hanno fatto questa straordinaria esperienza. Padre Pio, in primis, vedeva attorno a sé, durante il sacrificio eucaristico, miriadi di angeli che lodavano il Signore e si compivano in quel modo i sacri riti. Padre Pio sottolinea anche che questi angeli continuavano a cantare: santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Forse permettete che la sciattezza che molte volte accompagna le nostre messe ci fanno dimenticare questo mistero, recuperare anche questo aspetto di mistero e di ineffabile. Credo sia elemento essenziale in un momento così secolarizzato per poter comprendere sempre di più che quando noi celebriamo la messa siamo in paradiso. Ma com'è vero che nel paradiso non c'è il tempo? Perché nell'aldilà non esiste né il prima e né il dopo, esiste un eterno presente. È anche vero, peraltro, che ogni volta che celebriamo la messa noi entriamo in una sorta di atemporalità. Certo, noi siamo spesso abituati a guardare l'orologio durante la Santa Messa, ma non dovrebbe essere così, perché la messa è un tempo senza tempo, perché entriamo nell'eternità. Oggi il popolo cristiano sembra aver quasi del tutto dimenticato quell'intimo e indissolubile nesso che esiste tra la Santissima Eucaristia e la Vergine Maria, Madre di Dio. Quante volte, magari anche voi, avete sentito gridare qualche sacerdote: non si dice il rosario durante l'adorazione eucaristica? Ma se vi sono i santi durante la celebrazione dell'Eucaristia, abbiamo visto, comunione dei santi. Ogni volta che celebriamo, se avessimo gli occhi puri, beati puri di cuore perché vedranno Dio, se avessimo degli occhi santi, noi riusciremmo a vedere la bellezza di ciò che circonda l'altare nel momento della Santa Messa.
Ma se vi sono i santi, se vi sono gli angeli, se c'è tutto il paradiso, certamente vi sarà anche la presenza della Madre Santissima. Ogni celebrazione eucaristica, lo sappiamo, è mistero di passione, di morte, di risurrezione, ma è anche un mistero mariano, nel senso cristiano del termine. Infatti, nell'accezione teologica e liturgica, il termine mistero ci introduce, per dirla con un gioco di parole, al comprensibile dell'incomprensibile. Mi spiego. Ad esempio, quando recitiamo il Santo Rosario, nell'incipit di ogni decina diciamo: nel primo mistero si contempla. Ecco, le due parole chiave, mistero e contemplazione, che illuminano la preghiera del Santo Rosario. Possiamo allora comprendere qualcosa, recitando il Santo Rosario, dei grandi episodi della vita di Gesù e della Vergine Maria, ma non potremo mai comprenderne tutta la portata, in quanto rimangono misteri, o meglio, di una così grande portata teologica e di conseguenza di ricaduta nella vita di ogni cristiano, che ne basterebbe uno da contemplare per fermarsi per tutta la vita. Pensiamo solo al mistero, il primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. La bellezza di questo mistero. Ma nel contempo il Santo Rosario è anche contemplazione, cioè fermarsi con la mente, con lo spirito, ed elevarsi per sperimentare ciò che non è fisso, ciò che non è immobile, ma ciò che è la vita intratrinitaria, che è amore continuo, e quindi in continua azione verso le creature che esso ha creato e che vuole con sé per rimanere in loro infinitamente. Ma se questo avviene nella recita attenta del Santo Rosario, a livello diremo spirituale, perché il Santo Rosario è una preghiera che colpisce lo spirito, che colpisce la nostra anima, nella Santa Messa questo accade in modo reale, in modo concreto. L'azione redentiva si fa viva, presente, ripresenta l'unico e solo sacrificio accaduto 2000 anni or sono. Vi sono tutti gli elementi di quello che è accaduto allora: Cristo, i discepoli, lo spargimento del sangue, la morte di Gesù in maniera cruenta. Ma se c'è tutto questo, allora oggi incruentemente si ripresenta a noi, e se vi è tutto questo, vi è anche la Madonna Maria. Questo nesso non era affatto estraneo ai padri della Chiesa, ai primissimi sacerdoti, vescovi, che hanno riflettuto su questo grande mistero, soprattutto a quegli autori antichi, antichissimi. Sto parlando dei primissimi secoli, secondo, terzo, quarto secolo dopo la rivelazione. San Gregorio di Nissa, uno di questi, chiama l'Eucaristia Mysterium Virginis, il mistero della Vergine. Pensate che bello. Oppure ancora Sant'Efrem il Siro, che ha scritto bellissimi testi su Maria Santissima, dice che quella vite verginale che ha dato l'uva, il cui dolce vino ha portato sollievo a coloro che piangono. Paragona
quella bellissima immagine evangelica della vita dei tralci, e la paragona a Maria, che ha dato il frutto, che è appunto Cristo. E ancora San Massimo di Torino, questo grande autore, dice che Maria è la manna che, come discesa dal cielo ai fedeli di tutte le chiese, fece fluire un cibo più dolce del miele. È celebre anche un bellissimo epitaffio di un altro teologo, Abercio. Siamo nel secondo secolo, pensate, a pochi decenni dalla rivelazione, che dice, paragonando Maria al pesce. Sapete che ictos in greco è un termine che assomiglia molto, i primi cristiani, per non farsi sorprendere, rappresentavano Cristo come un pesce, perché vi è questa parola che assomiglia molto a Cristo. E dice Abercio, il pesce pescato dalla Vergine casta. Quel pesce, continua, che è l'Eucaristia, è di Maria, poiché l'umanità sacrosanta di Cristo, unita alla divina persona del Verbo, è sua, è stata presa da lei. Quel pesce è tutto di Maria, poiché l'umanità sacrosanta è stata presa da lei, unicamente da lei, che oltre ad essere la madre di Cristo, è anche vergine pura, ossia una vergine madre. Da queste poche testimonianze risulta chiaro che il nesso tra Maria e l'Eucaristia era ben evidente fin dai primi secoli dell'era cristiana. Questa intima relazione, questo nesso fondamentale fra questi due termini, Maria ed Eucaristia, è quello che corre tra la madre e il figlio. Un nesso indiscutibile, della più grande intimità, nesso che resta invariato nonostante che Gesù si nasconda, come si suol dire, nel sacramento con i veli eucaristici. Forse ci domandiamo che una madre cessa di essere tale se il figlio si vela o si nasconde dietro un abito. La madre resta sempre madre, anzi, quando non vede il proprio figlio, ancora di più il rapporto tra la madre e il figlio diventa ancora più intimo, più forte. Possiamo allora chiamare figlio di Maria quel pane disceso dal cielo, e dobbiamo chiamarlo così perché quel pane, prima di scendere in noi, passò dal seno del padre al seno della madre. A me piace moltissimo questa immagine. Pensate, il seno del padre, generato prima di tutti i secoli, fino ad arrivare al seno della madre, di Maria Santissima. Certamente con il consenso di Maria, quel sì che ha fatto tremare il mondo, quel fiat voluntas tua. Ecco perché ancora San Massimo di Torino, dopo aver chiamato la Vergine autrice del pane celeste, rivolto a lei esclamava: allatta perciò, madre, il nostro cibo, allatta il pane celeste, allatta il cibo degli angeli, allatta colui il quale ti fece tale da essere fatto egli stesso in te. Non per nulla anche l'etimologia della città dove nasce Gesù, Betlemme, significa casa del pane, per significare ancora una volta che in quella mangiatoia non solo c'era un bambino, ma in figura c'era anche il pane che sfama la nostra sete e fame di eternità.
Questa intima ed inarrivabile conoscenza che la Vergine ebbe dell'Eucaristia, oltre che affondare le sue radici nella maternità divina, ricordiamo che Maria Santissima diede a Cristo il corpo, quel corpo che egli offrì sulla croce e che noi adoriamo nelle specie eucaristiche. Ecco perché la liturgia ci fa cantare una delle più belle, secondo me, antifone eucaristiche e nello stesso tempo mariane. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Ave o corpo nato da Maria Vergine. È la più bella giaculatoria che possiamo fare davanti all'Eucaristia, davanti a Gesù esposto solennemente, davanti a Gesù eucaristico. Ave o corpo nato dalla Vergine Maria. Questo legame inscindibile, profondo, essenziale. Maria, infatti, generando, allevando Gesù, aveva preparato il sacerdote, aveva preparato la vittima per il Calvario. E lì sul Golgota si unì al sacerdote nell'offrire la vittima. Maria, regina dei sacerdoti. Altro elemento completamente dimenticato oggi. Certo, Gesù sale sulla croce con la sua piena libertà, con la consapevolezza della redenzione, ma ricordiamoci che Maria è come il sacerdote che presenta la vittima, il suo figlio, al Padre per la nostra salvezza. Nell'enciclica Mystici Corporis dice il Sommo Pontefice: fu lei che, immune da ogni colpa propria o ereditaria, strettissimamente congiunta sempre col suo figlio, lo offrì sul Golgota all'Eterno Padre, insieme con l'olocausto dei suoi materni diritti e del suo materno amore per tutti i figli di Adamo. Certamente è dottrina della Chiesa che il sacrificio eucaristico è la rinnovazione del sacrificio del Calvario. Identico è il sacerdote, identica è la vittima. Ciò che cambia è la cosiddetta ratio offerendi, cioè la ragione dell'offerta. La Vergine Santa, che nel sacrificio della croce ebbe un ruolo così fondamentale, lo ha anche nel sacrificio eucaristico, non dimentichiamolo mai. Nel sacrificio dell'altare Maria è e rimane la madre del Salvatore, la madre della vittima che si offre, e continua ad associarsi al Figlio nell'offrire l'ostia immacolata. Giustamente afferma ancora San Bonaventura che, poiché questo sacratissimo corpo ci è stato dato per mezzo di Maria, così per le mani di lei deve essere offerto e per le mani di lei deve essere ricevuto. È bellissimo pensare che, come tramite, come ponte per comprendere bene l'Eucaristia, abbiamo la Madonna. Lei ci introduce nel mistero eucaristico, lei ce lo spiega e lei in un certo qual modo ci aiuta a viverlo nella nostra vita. Non dobbiamo dimenticare anche che Maria fu il primo grande tabernacolo. Oggi purtroppo nelle nuove chiese il tabernacolo è messo in un luogo nascosto. Un tempo un vescovo di Verona, Giberti, volle che tutti i tabernacoli fossero messi al centro della chiesa per evidenziare il mistero eucaristico. E nel tabernacolo noi sappiamo che vi è la presenza reale, continua,
di Cristo. L'icona della visita di Maria a Santa Elisabetta ci pone di fronte a un dato oggettivo, ad un atteggiamento nei confronti dell'Eucaristia. Voi direte, cosa c'entra la visita di Maria a Santissima Elisabetta e l'Eucaristia? Oggettivamente, come mostra il parallelismo evangelico, questo ovviamente ce lo dicono i teologi, gli esegeti, e vi è questo parallelo tra il trasporto dell'arca nella casa di Obedom. L'arca era stata l'arca dell'alleanza, questo cofano straordinario, bellissimo, dove vi era dentro la legge, quelle tavole incise dal dito di Dio, che era la gloria di Israele, la forza di Israele. A un certo punto, per paura di essere che fosse presa e portata via, la nascondono in casa di questo Obedon. E Luca vuole trasmettere la convinzione che Maria è come l'arca della nuova alleanza, il luogo incorruttibile della presenza del Signore. Non per nulla anche nelle litanie lauretane noi la invochiamo come Federis Arca, l'arca del patto, l'arca dell'alleanza. Possiamo leggere ancora come dato in anticipo di quanto avverrà nell'Eucaristia, che sarà conservata nelle nostre chiese, in un apposito tabernacolo, per essere adorata dai fedeli. In ambedue, sia in Maria che va verso la cugina Elisabetta e nel tabernacolo, Gesù è come nascosto, ma vivo, a tal punto che Maria dirà che il bambino ha sussultato nel grembo. Ed è ancora interessante Giovanni Paolo II quando parla della visita di Maria Elisabetta come la prima grande processione eucaristica. Pensate che bello, dove Maria diventa un sacerdote che trasporta Gesù per l'adorazione alla cugina Elisabetta. Quando nella visitazione porta in grembo il Verbo fatto carne e la si fa in qualche modo tabernacolo, il primo tabernacolo della storia, dove il Figlio di Dio, ancora invisibile agli occhi degli uomini, si concede all'adorazione di Elisabetta, quasi irradiando la sua luce attraverso gli occhi e la voce di Maria. Ma immediatamente dopo di questo straordinario incontro, di questa processione, prima processione del Corpus Domini, di questo anticipo dei tabernacoli delle nostre chiese, avviene uno dei più bei cantici che noi ritroviamo nel Vangelo, il Magnificat. Il Magnificat è indubbiamente un canto mariano, noi lo recitiamo tutti i giorni, lo cantiamo perché è uno dei più importanti, indubbiamente. Ma io direi che il Magnificat è un canto eucaristico, è primariamente un canto eucaristico il Magnificat, perché Maria lo canta esattamente dopo la rivelazione della sua maternità da parte di Elisabetta. Il Magnificat rimbalza nella Chiesa, che nell'Eucaristia si unisce pienamente a Cristo, al suo sacrificio, facendo suo lo spirito di Maria, rileggendo proprio il Magnificat in prospettiva eucaristica. Le convergenze spirituali tra la celebrazione della Santa Messa e il Cantico di Maria sono semplicissime da vedere. Pensate alla prima, lode e rendimento di grazie. Sappiamo che Eucaristia vuol dire
rendimento di grazie, prima di tutto. Se avessimo la consapevolezza, ogni volta che andiamo alla messa, che questa è primariamente il rendimento di grazie al Padre per la redenzione operata da Cristo nello Spirito Santo. Non è difficile impararlo, ma bisognerebbe impararlo a memoria. Perché così, quando andiamo alla messa, acquisisce un entusiasmo ancora più grande. Rendimento di grazie al Padre per la redenzione operata da Cristo nello Spirito Santo. C'è tutta la Trinità. E in questa Trinità noi riconosciamo proprio la lode primaria al fatto che Dio ci redime e ci salva. Una seconda convergenza spirituale nel Magnificat a livello eucaristico è la memoria dell'incarnazione redentrice. In ambedue si fa memoria delle meraviglie operate da Dio nella storia della salvezza. Il prefazio, quando a un certo punto prima della consacrazione il sacerdote ci invita a rendere gloria: il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. E poi il sacerdote continua con un rendimento di grazie bellissimo: è veramente bello rendere grazie, Padre Santo, a te, Dio onnipotente ed eterno, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo figlio, eccetera, eccetera. Nel Magnificat si celebra l'incarnazione redentrice, indicata nelle grandi cose compiute da Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Sembra di risentire le parole del prefazio, di risentire le parole del rendimento di grazie per tutto ciò che Dio ha fatto nei nostri confronti, in maniera particolare nella redenzione, nella passione, nella morte e nella risurrezione. E per ultimo, una sorta di tensione escatologica, pegnus future glorie, si diceva un tempo, il pegno della gloria futura, verso quel nuovo cosmo escatologico. Ogni volta che celebriamo la messa siamo proiettati verso il futuro. Ogni volta che celebriamo la messa diventiamo partecipi del mistero del paradiso, entriamo nel paradiso, facciamo esperienza di paradiso, esperienza di Dio. Maria canta quei cieli nuovi, quella terra nuova, il cui germe è posto nella povertà dei segni sacramentali, di quel poco di pane, quel poco di vino, semplici, semplicissimi, ma che sono segni umili che Dio innalzerà. Gli umili ha guardato l'umiltà della sua serva, ma d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. E come corollario, Maria unita nel sacrificio di Cristo. Pensiamo a Maria nei momenti importanti della vita di Gesù, nell'infanzia ad esempio, quando Maria offre quegli atteggiamenti indispensabili ad una partecipazione all'Eucaristia, l'amore, l'offerta del sacrificio. A Betlemme Maria si rivela una inarrivabile modello di amore, quando contempla con sguardo stupito e rapito il volto di Cristo appena nato, tenuto fra le sue braccia. Quando ripensa con il cuore, serbava tutte queste cose nel suo cuore. Per chi è madre, sa molto meglio di me certamente che cosa significa stringere al petto il proprio figlio.
Ma che cosa fu per Maria stringere al suo petto Gesù, mandato dal Padre, quel bambino adorato dai magi, adorato dai pastori,